40 anni fa una ragazza di nome Emanuela Orlandi scompare alla fermata dell'autobus a Roma. Pochi giorni dopo Giovanni Paolo II fa un appello per la sua liberazione. Nasce il caso Orlandi. Mi chiamo Massimo Lugli e ho fatto il cronista di Nera per 40 anni. Dal 1983 sono stato sul campo. Ho incontrato tutti i protagonisti di questa vicenda. Io mi chiamo Antonio Iovane, io e Massimo abbiamo ripercorso tutte le indagini, i depistaggi e le piste sottovalutate di questa storia. E abbiamo un'idea.